Abbiamo presentato da tempo il progetto di legge sul reddito minimo lombardo e oggi siamo qui per metterlo in discussione sull'ex regionale per cercare di migliorarlo. Abbiamo previsto appunto come un supporto per le persone in difficoltà per combattere la povertà, perché il Movimento 5 Stelle era entrato nelle istituzioni nel 2013 con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Il reddito minimo lombardo era nel nostro programma elettorale. E nonostante sia una competenza più nazionale che regionale, noi riteniamo che anche la regione possa fare la sua parte, soprattutto per quanto riguarda il supporto alla parte lavorativa e assistenza eventualmente sociale. L'obiettivo è quello di dare un reddito a tutti i lombardi, quindi anche, soprattutto chiaramente a chi non lavora e a chi non riceve sussidi, perché la lotta alla povertà per noi rientra in un cardine fondamentale di rilancio del nostro paese. Perché? Perché nel momento in cui tu non hai nessuno che deve sottostare a dei ricatti per poter mangiare, tu elimini tutta una serie di problematiche connesse per esempio al voto di scambio, ai rischi di corruzione, ma soprattutto noi la vediamo in un'ottica di rilancio del paese. Nel momento in cui tu dai delle risorse in mano a dei cittadini, quei cittadini possono vivere una vita degna di essere vissuta, possono spendere, possono alimentare la domanda interna della nostra regione e di conseguenza aumentare la richiesta e la domanda del mercato, aumentando di conseguenza la necessità di fornire un'offerta e ridando slancio all'economia, creando posti di lavoro. Al contempo il reddito minimo lombardo però non è un supporto per fare in modo che le persone non lavorino. Noi l'abbiamo immaginato e lo vogliamo come un qualcosa che permetta alle persone di poter cambiare posto di lavoro senza dover rimanere vittime di un salario. Il motivo è semplice, dura massimo 3 anni, viene stabilito un importo che dipende un attimo in regione dalle coperture, noi a livello nazionale chiediamo 780 euro, in regione abbiamo stimato una cifra inferiore proprio perché speriamo di poterlo andare a integrare con quello nazionale non appena verrà approvato e diventerà legge. L'obiettivo è quello di darlo per massimo 3 anni, come dicevo, però nel momento in cui tu in questi 3 anni rifiuti delle offerte di lavoro che ti vengono avanzate, tu proporzionalmente perdi una parte di questo salario, perché oggettivamente noi vogliamo che le persone accettino i posti di lavoro. Se tu ne rifiuti più di 3, a quel punto perdi totalmente il diritto, anche se magari lo ricevi da un anno. Contestualmente, mentre ricevi questo salario, questo reddito, tu devi ottemperare degli impegni con dei lavori socialmente utili, quindi ti metti a disposizione dei comuni, degli enti pubblici, a supporto delle scuole, a supporto dei tribunali, per andare ad aiutare quelle situazioni di difficoltà in modo che le persone possano acquisire delle competenze, essere a disposizione, non sentirsi inutili alla società e ridare vita a una comunità che per noi è un passaggio molto importante. Volevamo inserire all'interno del progetto di legge anche la possibilità di vincolare le spese su un mercato locale. Cosa significa? Quel reddito minimo lo puoi utilizzare per pagare l'affitto della tua casa popolare, per pagare gli alimenti all'interno di un mercato che premi e incentivi la produzione locale. Stiamo cercando di capire con che modalità e questo è il motivo per il quale vogliamo un aiuto, un supporto. Quindi mettiamo in discussione questo progetto di legge per migliorarlo, confrontarci e fare in modo che aumenti una pressione politica per fare in modo che questo progetto di legge non sia più un progetto, ma diventi legge, diventi realtà e, ripeto, è fondamentale per il rilancio della nostra economia locale e economia italiana.